Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Dilo e oggi siamo su un video un po' random e speciale perché oggi vi parlerò della mia rosa del fantacalcio dopo l'asta di riparazione, quindi la rosa definitiva. E non voglio perdere tempo, inizierei subito con quindi i portieri. Allora, all'asta di gennaio ho svincolato Diego Lopez, acquistato per 17 crediti a inizio campionato. Svincolandolo sono riuscito a comprare Reina e inoltre comunque avevo Perin e Lezzerini proprio per occupare il terzo posto del portiere. Invece passiamo subito alla difesa. Marcos Alonso acquistato per 21 crediti, Chiellini a 16, poi avevo Cissoko del Genoa che sa che non gioca neanche più nel Genoa, quindi l'ho svincolato e ci ho preso Edoardo Goldaniga del Palermo per pochissimi crediti, non mi ricordo per quanto. Poi ho De Sciglio, ho svincolato Evra per prenderci Maximovic a 5 crediti, Miranda 12 crediti, Zappa Costa 11 e ho svincolato Avelar del Torino per acquistare un altro difensore del Palermo che è Lazar. Passando ai centrocampisti troviamo subito Marco Benassi del Toro, acquistato a 8 crediti. Poi signori, Perotti acquistato per 16 crediti, ma nel girone di ritorno ha una media di quasi 7,5. Perotti è sconvolgente ragazzi. Poi avevo Kondogbia che l'ho svincolato naturalmente per andare ad acquistare Baselli a 37 crediti, ed è un bel po'. Poi ho Marchisio acquistato per 15 crediti, Pjanic alla modica cifra di 29 crediti, un non nulla, anche perché per Soriano l'ho pagato 36 di crediti. Poi ho svincolato Sturaro per acquistare Vesino della Fiorentina, che almeno gioca sempre, e ho anche svincolato un grosso calibro come Felipe Anderson, acquistato a 30, venduto, no, non svincolato, venduto a 45. Ci ho acquistato Piotr Zielinski per 34 crediti e penso che ho fatto, cioè non un affare, perché ancora Felipe Anderson era un giocatore incostante, non si sapeva mai, ma ha fatto solo una doppietta mi sembra. E comunque Zielinski è un giocatore importante nell'Empoli, però vedremo se ne valsa la pena o meno. Andiamo adesso al reparto che interessa più a tutti. I sei attaccanti sono, partirei col più importante, Dybala, acquistato per 110 crediti. Subito dopo Eder, 92 crediti. Poi ho svincolato Mancosu per acquistare Gilardino a 21 crediti. Ho svincolato Babacar per acquistare Baye Niang a 85 crediti. È un bel po', ma comunque a gennaio qui all'asta avevo i soldi, ce li avevo. Ho detto che non me li tengo questi soldi, anche alla fine, perché alla fine si devono spendere i soldi per a gennaio, e quindi ho deciso di spenderli. E alla fine Mandžukić l'ho acquistato per un po' troppo, 113 crediti. E infine Simone Zaza, 15 crediti, che comunque qualche gioia me l'ha data, anche se a volte fa il deficiente, si fa cacciare. Per fortuna non l'ho mai avuto quando si è fatto cacciare, anche perché si è fatto cacciare in Coppa Italia mi sembra, non me lo ricordo. Quindi va bene ragazzi, con questa rosa io sono al terzo posto su 5 persone, non è buonissimo. Purtroppo i giocatori che ho sono forti sulla carta, ma in campionato non hanno fatto tantissimo e molti non giocano. Adesso spero che con i nuovi acquisti a gennaio possa cambiare qualcosa. I primi non sono lontanissimi, ma neanche sono vicinissimi.
e il quarto ce l'ho un pochettino a qualche punto di distanza. Con questo il video può finire, spero che la mia rosa vi piaccia. E spero anche di riuscire a recuperare qualche punticino ai primi in classifica. Detto questo, vi saluto. Bene ragazzi.